ormai meno di una settimana al voto, si parla di astensionismo, un giudizio. Sì, la gente chiaramente è stanca e scocciata perché vive una realtà di difficoltà. Questa è una crisi che ormai si perpetua da tanti anni e non si vede un orizzonte roseo, per cui la gente automaticamente, forse anche con giusta ragione, dà colpo alla politica di questa situazione e quindi reagisce con diffidenza verso tutta la classe politica e quindi di conseguenza anche verso le prossime elezioni regionali, che vede come fumo negli occhi, per cui è veramente difficile per noi convincere le persone ad andare a votare, anche se oggettivamente il voto rappresenta sempre, sia che si voti in una maniera che in un'altra, un momento di democrazia che a livello istituzionale deve essere fatto. Il destino di Forza Italia, ci sono state delle scissioni abbastanza eclatanti, quindi che fine farà Forza Italia e quale potrebbe essere il risultato? Noi abbiamo avuto la fortuna una settimana fa di essere a cena col presidente Berlusconi, il quale chiaramente ha illustrato la situazione attuale del centrodestra, che tra l'altro è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che c'è stata un'implosione della nostra coalizione con la nascita di altre forze politiche come il nuovo centrodestra o adesso come Oltreconfitto. E quindi una volta finite queste regionali, il compito credo suo, che è un po' il padre nobile di Forza Italia e della coalizione di centrodestra, sarà quello di cercare, e l'ha dichiarato, di riunire di nuovo tutti i moderati italiani sotto una nuova sigla che si chiamerà Partito Repubblicano, si chiamerà Partito dei Conservatori. Non è importante il nome, è importante che persone di buona volontà che rappresentino e rappresentano, diciamo, la maggior parte degli italiani, gli italiani moderati, si mettono insieme facendo tutti un passo indietro nell'interesse dei cittadini, nell'interesse del Sud. Il presidente Berlusconi ci tiene tantissimo, con dei programmi quindi seri, con un premier che si troverà o con le primarie o attraverso una leadership acclamata. Lui parlava anche di una donna, è già tempo per eleggere una donna. Non sarebbe male in effetti una donna, perché sarebbe una bella novità. Comunque il percorso è quello, non c'è niente da fare, per cui bisogna rimettersi insieme con un programma serio, abbandonando i personalismi, guardando agli interessi di tutti e trovando una leadership, che magari anche di una donna, che riunisca tutti i moderati per contrapporsi all'egemonia di Renzi e del suo partito.